Ciao a tutti, benvenuti nel mio canale. Oggi parleremo di un sempre Victorinox, fa parte della mia, diciamo, piccola collezione. Questo è un modello di quelli piccoli, stiamo parlando di un 58 mm, è il mini champ. Ok, ha questi due biglietti, questi due bugiardini, diciamo, dove spiega un po' tutte le possibili soluzioni per i suoi usi, diciamo. Come dicevo, è un 58 mm e in questo caso già vi anticipo che questo qua ha la possibilità di alloggiare solamente da una parte o la pinzetta, ok? O all'interno della confezione c'è adesso vediamo se riesco a tirarlo fuori. Facciamo così. Ok. Ho stuzzicadenti. Io nel mio caso tengo sempre la pinzetta che ha può essere usata in più modi. Andiamo a vedere come è composto. Come dicevo, questo è un modello che ho preso, diciamo, su un'asta eBay, quindi è un modello circa degli anni 90. Adesso ci saranno quelli di ultima generazione, che non so se hanno altre funzioni, diciamo, o se hanno le stesse funzioni e sono state migliorate. Comunque questo è con le guancette classiche, quello è il rosso Victorinox, e quindi ha questa, l'unica particolarità è che potete mettere solamente da una parte, diciamo, o lo stuzzicadenti o la pinzetta. Da qua ovviamente c'è la penna, quindi questo già svelato. Ok, andiamo a vedere com'è composto. Allora, abbiamo il classico coltellino, quello da 58 mm, che è vero, adesso magari farvi rendere conto di un 91 mm, la differenza, ovviamente, guardate qua. Però vi posso assicurare che, pur essendo piccolo, diciamo, è molto funzionale, molto tagliente, sempre, diciamo, in qualità Victorinox, quindi non per niente è pericoloso. Vi potete tagliare pure con questo coltellino piccolo. Andiamo a vedere gli altri componenti. Ok, questo è un bel componente. Qua abbiamo apricapsule, spelafili e un cacciavitino a croce, che in questo caso qua è magnetico. Vediamo se è magnetico. Comunque è magnetico. Ok, andiamo a vedere cos'altro ha. La forbicina mitica, la forbicina per chi ha i Victorinox sa di cosa sto parlando, anche se in realtà il modello 58 mm effettivamente un po' piccolina la forbicina, ma comunque non perde la sua utilità. Da quest'altra parte abbiamo la lima, ok, per le unghie, è una sorta di toglie cuticole anche questo. Poi ce ne sarà un altro, adesso ve lo faccio vedere. Poi qua abbiamo l'altra lama, che è quella di emergenza, che ha la caratteristica di avere questo lato tutto piatto, la parte dove taglia è questo lato qua, ok, molto comoda anche questa. Poi ancora abbiamo, questo è il tagliarance, ok, lo sbucciarance in sostanza, vedete che ha il taglio da qua. Pratica, si appoggia sulla buccia d'arancia e la taglia togliendo solo la buccia e non tagliando l'arancia. Ancora abbiamo questo è un cacciavite piatto. Da un lato ci sono le misure in centimetri e dall'altro abbiamo le misure in pollici. Questo qua invece è un toglie cuticole. Ok.
per pulire le unghie, togli cuticola. Tutto qua. Fatto vedere anche il mini shampoo della mia piccola collezione. Molto valido, direi molto valido, lo uso tantissimo, molto comodo. Per essere una linea 58 mm piccolina, però effettivamente trova spazio in tanti usi. Grazie per aver visto il video, ci sentiamo alla prossima. Ciao, grazie.